Al questore di Salerno e i risultati sono subito arrivati. Sì, c'è stata un'implementazione dei controlli a largo raggio da parte della Polizia di Stato, sia sul territorio, soprattutto sul territorio di Salerno, ma su tutto l'agro salernitano, dove abbiamo anche dei presidi di polizia. C'è questa brillante operazione del commissariato di Sarno, che è stata portata a termine con numerose pattuglie, con quasi tutto il personale del commissariato, appunto per contrastare questo fenomeno così importante dello spaccio delle sostanze stupefacenti, ma è il risultato di una serie di servizi che sono stati implementati soprattutto per quelli che sono i reati maggiormente che vengono commessi durante i periodi antecedenti e durante le festività natalizie. Anche su Salerno, per tutte queste iniziative molto belle che vengono poste in essere durante questo periodo, il questore Anzalone ha implementato i servizi e abbiamo avuto dei buoni risultati sia da parte delle nostre volanti sia da parte della squadra mobile dei servizi investigativi. Un ulteriore risultato positivo c'è stato a Cava, dove c'è un impegno particolare da parte del locale commissariato, con l'arresto qualche giorno fa dei rapinatori a quella tabaccheria che colpirono anche il marito del gestore. Insomma, ci stiamo impegnando molto anche durante le festività natalizie.